Poco ho da aggiungere dopo quello che è stato detto dal direttore generale. Tuttavia vorrei fare evidenziare un punto. Io sono uno che non tende a guardare solitamente all'indietro, ma cerca di guardare in avanti, cerca di essere propositivo e pragmatico. E devo dire che noi dobbiamo dare un grande merito a quello che padre Maurizio sta facendo, perché si è fatto promotore di una nuova iniziativa ed è riconosciuto, un riconosciuto leader che può costituire, diciamo, un punto di partenza per essere una forza trainante per cercare di fare finalmente qualcosa. Perché talvolta le leggi vengono emanate, però rimangono lì, non vengono attuate. Ci vuole un gruppo forte che si fa promotore presso le nostre istituzioni e abbia degli incarichi per poter portare avanti delle lotte. E quindi noi dobbiamo contare nell'azione, nell'incisività di padre Maurizio nel portare avanti questo. E è un punto importante che vorrei fare, una richiesta a lui. Come promotore di questo. In effetti nelle altre regioni italiane dove queste cose funzionano meglio che in Campania, prendo come esempio la regione Lombardia. La regione Lombardia ha una rete oncologica lombarda, la ROL. La ROL ha un coordinatore. La coordinazione della ROL lombarda è nelle mani dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. E non si discute, è quell'istituto che coordina le attività e quindi tutto quello che è importante, diciamo, nella coordinazione dei vari centri, delle varie ASL per quanto riguarda l'oncologia. Perché questo non avviene in Campania? Perché ci si gira attorno? Perché non viene data una leadership all'istituto che ha le competenze, la capacità e la volontà di portare avanti questo discorso? Qui il tipo di preghiera e di richiesta che faccio a Don Patriciello nella sua, diciamo, attività di punta in questo settore è quello veramente di poter lavorare assieme in questo sforzo. E mi fermo. Grazie. Vi devo una spiegazione. Il generale Sergio Costa, che abbiamo sentito poco fa, in realtà non è potuto venire perché è stato chiamato pochino.